In questa RSA di Bagno di Romagna, il 5 gennaio sono iniziate le vaccinazioni per i 37 dipendenti. Alla prima chiamata hanno risposto in 19, gli altri 18 hanno detto no. Rispetto le mie colleghe che non si sono vaccinate, il vaccino non è obbligatorio. Io, signora, ci pensi che ha 27 anni che lavoro qui. Io non credo di essere un'assassina. Sei vaccinata, vai. Sì o no? Se gli operatori continueranno a confermare il rifiuto al vaccino, dovrò sospenderli e riorganizzare la struttura. Per convincere gli operatori contrari a vaccinarsi, giovedì scorso è stato organizzato un incontro informativo con l'azienda sanitaria locale. Come è andato l'incontro? Benissimo, grazie. Vi hanno convinto a vaccinarvi? Credo. Lei è la responsabile, no? La dottoressa Silvana Silvani. Non so, mi pronuncio. No? Lei si è vaccinata? Come responsabile dell'RSA si è vaccinata? Sono privacy, questo credo. Eh? È privacy? Perché non si può dire, cioè è importante dire di vaccinarsi, no? Certo. Lei è per il vaccino o no? Ascolti. Ma perché si porta via la responsabile? Che modo è? Aspetta un attimo. La vaccinazione è in corso, cioè non c'è nessun tipo di... C'è tutto il 2021 per farla. C'è tutto il 2021. Che vuol dire c'è tutto il 2021? Il virus corre velocissimo, signora. Le persone verranno vaccinate nel corso dell'anno. Ma lei si vaccinerà dopo questo incontro? Le è servito questo incontro informativo per capire l'utilità del... Ho una libertà di coscienza, io secondo lei non ce l'ho. E allora non ho bisogno di dirla a lei le mie decisioni. Lei non sa neanche che mi sono vaccinata, cosa vuole finire? No, mi hanno detto che non si è vaccinata. Allora forse potrebbe essere anche sbagliata l'informazione. Ma lei è pro vaccino? Io sono pro vaccino. Sì. Quindi invita tutti gli operatori della sua RSA, certo, a cambiare idea, a vaccinarsi. Invito gli operatori a vaccinarsi, però dall'altra parte anche difendo la libertà di scelta, visto che non c'è un obbligo. Visto che il 25 dovremo ricevere le loro lettere che diranno io mi sono vaccinato, io mi vaccinerò il giorno 8, io ho la malattia e non mi posso vaccinare, io non mi voglio vaccinare perché non voglio, sulla base di quel quadro ho detto iniziamo a studiare le varie azioni puntando all'obiettivo di escludere chi non si vaccina dalla gestione della struttura, ipotizzando un'eventuale ricollocazione delle figure in base al loro inquadramento contrattuale, dopodiché se questo non sarà possibile passare ad una sospensione o addirittura all'estrema ratio del licenziamento. Nel frattempo nella RSA c'è stato il secondo turno di vaccinazioni, ma c'è ancora chi resta fermo sulla sua posizione e dice no al vaccino. 5 sono operatori sociosanitari. Quindi restano 5 operatori sociosanitari su quanti? Su un totale di? 20 di persone. Non sono pochi 5 operatori sociosanitari su 20. Iniettare delle sostanze nel corpo di una persona, cioè è una cosa delicata, cioè bisogna comunque saper accogliere anche queste istanze. Cosa c'è di delicato nell'iniettare un vaccino, secondo lei? C'è tutto un discorso comunque con la propria interiorità, con le proprie paure, l'angoscia, anche un'angoscia indefinita. Gestire l'angoscia personale oppure anche cose irrazionali è più difficile che gestire aspetti razionali. Ma non è un veleno? Razionali. Non è un veleno, però comunque è un vaccino che è stato anche comunque dibattuto, quindi dibattuto in tanti modi. Da chi? Dalle persone, anche in TV, anche nei media. Gli operatori vanno accompagnati e... Ma vanno accompagnati? Lei dice vanno accompagnati, ma li avete messo accanto uno psicologo? Cioè questo accompagnamento cosa prevede? Con l'informazione, che abbiamo la prima tappa che abbiamo fatto. Quindi con ci saranno altri incontri informativi? Se fosse necessario sì, perché no? Il sindaco ha detto che se entro il 25 non si vaccineranno li manderà a casa. Ognuno poi si prenderà le proprie responsabilità. Lei è d'accordo su questo? Di mandarli a casa? Sì, di mandarli a casa. No. No? No. Gli operatori di Bagno di Romagna non sono gli unici a non volersi vaccinare. In questa RSA di Pesaro, dove a marzo il Covid ha ucciso 35 anziani su 80, un operatore sanitario su 3 non ha dato il consenso alla vaccinazione. Che ne pensa degli operatori sanitari che non vogliono vaccinarsi? Prima lo fanno meglio, devono fare i fatti, noi le chiacchiere. È un ospite della struttura? È contenta del vaccino? Sì. Se lo fa? Se lo farà? Spero il più presto possibile. Da quanto tempo non vede sua mamma dal vivo? Da quest'estate, ma sempre visti tramite quel plexiglass che mettevano. Ciao mamma! Hai visto che sono riuscito? Vieni su!
Sento che entra. Hai visto? Bello, dai. E beh, almeno ci possiamo toccare. Vieni, bravo. Dai, allora. Mamma, non posso toglierli, purtroppo. Purtroppo è così, dai, dal momento almeno ci vediamo. Lei si è vaccinata? Per sapere, è una cosa importante, no, il vaccino. Io non parlo. Perché non parla? Perché no. Dai, anche su una cosa così importante come il vaccino. Io faccio quello che voglio. Lei si è vaccinata? No, guardi, non voglio parlare, sono in ritardo al lavoro. Sì, ma lei si è vaccinata o no? Ah, perché non mi risponde? Scappa via. Io ho un problema di salute, sono allergica, quindi non riesco a vaccinarmi. Perché chi gliel'ha detto che non... No, ho fatto una reazione allergica a un vaccino io, quindi... Quelli che hanno atteggiamenti allergici, il Pfizer non vuole che si vaccinino. Ma dove l'ha letto questo? Cioè, ma lo dicono loro. Chi lo dice? Dalla Pfizer. Lei si è vaccinata invece? Mi devo fare degli esami prima. Sì, sì. Ah, deve fare degli esami anche lei? Sì, sì, il vaccino. Devo fare... Che esami deve fare? Mi scusi. Beh, è una cosa personale, mi scusi. Ah. Io ho dato il consenso adesso. Perché ha saltato un giro di vaccinazioni? Perché ho delle patologie. Quanti morti ci sono stati qui dentro? Che c'entra? I morti ci sono stati ovunque, non solo nell'RSA, eh? Nell'RSA in particolar modo, però. Ci sono stati anche sopra casa mia 3 morti. Ho capito, ma dentro le... non è un RSA. Sì, ma nell'RSA ce ne sono stati tanti, o no? Beh, ma... Buongiorno, lei si è vaccinata? No, mi vaccinerò quando sarà ora di vaccinarsi. È ora, è questa l'ora. L'azienda sanitaria regionale precisa che tra i 6 infermieri che non si sono vaccinati, 3 hanno avuto il Covid, 2 hanno patologie non compatibili con il vaccino e 1 non ha dato il consenso. Per gli altri 10 OS invece non si conosce la motivazione. Abbiamo deciso con l'assessore ai servizi sociali di fare subito un richiamo ufficiale, una lettera da parte mia e sua di richiamo a questi operatori. Se loro resteranno fermi sul punto? E adesso siamo nella fase della persuasione, speriamo che la persuasione anche scritta funzioni. E se poi non basterà, credo che in qualche modo Stato, Regioni e anche Comuni dovranno interrogarsi su alcuni meccanismi di obbligatorietà, diretta o indiretta.